Perché ieri la Procura della Repubblica di Marsala ha notificato l'avviso di conclusione indagini all'ex PM Angioni. Noi ne vogliamo parlare con una criminologa di fama, con la dottoressa Roberta Abruzzone. Buongiorno e benvenuta qui su Radio Fantastica. Buongiorno a voi, buongiorno. Com'è che passa il tempo e questo giallo della scomparsa di Denise Pipitone si infittisce sempre di più? Guardi, la dottoressa Angioni ha poi reso una serie di dichiarazioni pubbliche, per cui attingo da queste nel risponderle. Dal punto di vista dell'Angioni, diciamo, la mancanza di riscontri su una serie di cose che lei avrebbe riferito in procura sarebbe ridotta sostanzialmente a due aspetti, se non, insomma, se non ho letto male. E quindi effettivamente bisogna poi capire adesso quali sono le contestazioni precisamente. Langioni sicuramente adesso avrà modo di attingere a tutto il fascicolo, perché se gli è arrivato un avviso 415 bis ha modo di ottenere tutto quello che la riguarda, quindi tutto quello che sono, diciamo, gli elementi di incontestazione, potrà fare tutta una serie di attività, potrà sottoporsi nuovamente a interrogatorio, potrà depositare memoria, potrà spiegare chiaramente quelli che sono evidentemente insomma, gli elementi che hanno suscitato le perplessità dei suoi colleghi, al punto addirittura da ipotizzare un reato anche abbastanza serio come quello che è in contestazione. Quindi, ripeto, è una situazione un po' particolare. Devo dire un colpo di scena su questa vicenda che francamente non mi aspettavo, glielo dico con la massima franchezza, cioè l'indagine su Langioni e un avviso conclusione indagine in tempi così, diciamo, rapidi, devo dire, mi ha abbastanza sorpreso. Insomma. Ma lei che ha una Speriamo che lunga sia, carriera. speriamo che sia però speriamo sia un indicatore del fatto che questa procura è particolarmente efficiente, che magari questo riguardi anche l'indagine principale, ossia quella Denise. Io mi auguro che vada letto in questa direzione, cioè che ci sono magistrati che non hanno tempo da perdere, quindi stanno andando al dunque su tutta una serie di aspetti. Mi auguro che sia questa la lettura, diciamo, corretta da dare, insomma, a tutto quello che sta accadendo. Langione avrà sicuramente modo di difendersi nelle dediche sedi. Ma si aspettava a distanza di quasi 17 anni dal caso, da quella scomparsa di Denise Pipitone, il discorso sulla botola, sulla casa che è stata perquisita in maniera errata? Si aspettava tutti questi aspetti a Ma diverso guardi, punto? aspettarseli diventa difficile, nel senso che tecnicamente è una vicenda così complessa e in questi mesi abbiamo avuto modo di approfondirla un po' tutti, perché complice di una serie di trasmissioni, in particolare della RAI, a cui ho preso parte anche direttamente, tantissimi aspetti di queste inchieste e del processo sono emersi e quindi sono diventati diciamo, di dominio pubblico sotto anche aspetti diversi rispetto a quelli che fino a questo momento conoscevamo. Indubbiamente questa è un'inchiesta certamente suscettibile di fornire una serie di sviluppi, perché come vede tantissime persone hanno riferito cose che oggi effettivamente paiono decisamente discutibili, ancor più di quanto forse lo sembrassero all'epoca. Quindi che ci siano elementi su cui basare la riapertura, questo sì. Certamente Langioni, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni che ha rese nella trasmissione di Milo Infante, ore 14, ha dato un impulso notevole, perché parlando di sostanzialmente di depistaggi, di difficoltà all'interno comunque della squadra investigativa, di tutta una serie di ostacoli che lei dice di aver incontrato strada facendo, chiaramente questo è stato un elemento determinante per in qualche modo imprimere un'accelerazione alla riapertura. E è chiaro che tra le varie cose che ha raccontato, evidentemente noi non sappiamo poi che cosa abbia riferito oltre a quello che ha raccontato in TV ai suoi colleghi magistrati, quindi non sappiamo poi quali elementi abbiano effettivamente invece destato perplessità nella procura di Marsala. Ma a Però suo avviso, nelle certamente. indagini che sono state compiute, c'è un peccato originale che poi, Guardi, come non è che lo dire. dico io. Lei si va a leggere le varie sentenze, ivi compresa l'ultima, quella di Cassazione, che assolve Jessica Pulizzi, certamente sul modo in cui le indagini sono state condotte, sul modo in cui certi accertamenti sono stati svolti, i giudici hanno parole durissime, quindi non è che, cioè, non è che glielo sto dicendo io, nel senso, basta andare a vedere effettivamente cosa scrivono i giudici nei vari pronunciamenti e si rende conto che qualche problema c'è stato davvero, quantomeno. Ripeto, i giudici usano dei termini veramente tremendi, insomma, cioè sotto il profilo proprio della valutazione qualitativa del lavoro svolto, sia di tipo investigativo sia, diciamo, più generale. E quello è un dato incontrovertibile, nero su bianco, non è che lo diciamo noi, E cioè, quindi è quasi comunque che normale magari che. oggi qualcuno possa aversene a male, però comunque quello l'hanno scritto i giudici, non è che lo diciamo noi, Ma insomma. quindi è quasi normale che con il tempo la situazione qui sembra essersi ingarbugliata ancora di più?
Beh, guardi, il tempo non è mai un buon amico delle indagini, parliamoci chiaro, cioè il fattore tempo è sempre un fattore critico sotto diversi profili, indubbiamente, 17 anni è un tempo infinito dal punto di vista investigativo, tanti aspetti anche di testimonianze possono modificarsi, non necessariamente perché ci sia un intento in qualche modo manipolatorio, ma semplicemente perché i ricordi cominciano un po', no, a cedere il passo rispetto a tutta una serie di elementi, quindi è chiaro che oggi è tutto ancora più in salita, è anche vero che all'epoca tantissimi elementi sono stati raccolti ed essendo stati raccolti oggi sono suscettibili chiaramente di una lettura sotto un profilo diverso, quindi anche alla luce di nuovi elementi che sono emersi, perché non ci dimentichiamo, e ce lo dicono anche fonti di cronaca affidabili, che abbiamo delle testimonianze oggi in più rispetto a quelle che c'erano all'epoca e abbiamo delle informazioni comunque anche rese dagli stessi soggetti che all'epoca ne riferirono altre, che si sono modificati in maniera sostanziale, quindi ripeto, oggi secondo me siamo molto più vicini paradossalmente di quanto lo fossimo 17 anni fa alla soluzione del caso. Quali sono state le strade secondo lei? Intanto lo ricordiamo, siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa. Tutti questi anni, l'ha detto lei qualche secondo fa, adesso abbiamo più elementi, ma come mai abbiamo dovuto attendere così tanto in una città che si è blindata? Che deve fare a me, del come mai abbiamo dovuto attendere così tanto, non è una domanda a cui posso rispondere io, perché non è che io mi sono occupata di queste indagini, quindi perché abbiamo dovuto attendere così tanto. Evidentemente, dico, ci sono state magari delle strade che sono state un po', forse si è perso un po' troppo del tempo oggi in questo senso. Guardi, se stiamo parlando ancora di questo caso 17 anni dopo, è evidente che qualcosa non è andato nel verso giusto, no? Diversamente non saremmo qua parlando ancora. Però adesso concentrarsi sul tempo che è trascorso in qualche modo inutilmente non giova a nessuno. Adesso bisogna cercare di riportare in qualche modo tutta una serie di elementi in una certa prospettiva e utilizzare quelli nuovi che sono emersi. Ad oggi credo che comunque sia l'indagine stia proseguendo in maniera anche abbastanza spedita. Non sappiamo la procura cosa ha in mano, cos'altro ha verificato, quali altri riscontri sta facendo. Sappiamo che sta lavorando alacremente e questo già per me è un ottimo segnale. Indubbiamente, ripeto, in tutta questa storia ci sono poi state una serie di derive, ma non di investigative, parlo della riapertura, ma proprio mediatiche, perché alcune persone si sono lasciate andare a, diciamo, tutta una serie di affermazioni un po' troppo frettolose sull'aver trovato Denise, insomma. Langioni stessa recentemente, insomma, in una trasmissione in cui c'ero anch'io, che sono italiana con Daniele, si è messa a parlare addirittura facendo intendere di aver trovato Denise, che avesse un figlio, che fosse sposata, che stesse bene, quando in realtà la fonte di quel tipo di scenario era già stata sbagliata anni prima e ritenuta assolutamente inaffidabile. Quindi, cioè, ci sono degli aspetti che chiaramente sono critici sotto questo aspetto, quindi bisogna stare molto attenti in questa fase qua, proprio perché è una fase molto delicata, proprio perché è una fase in cui obiettivamente insomma ci sono buone prospettive, ma altrettanto velocemente potrebbero purtroppo degenerare, insomma, no? Per cui non ti aspetti da un magistrato con l'esperienza dell'autore Sangioni che in una trasmissione televisiva ti venga a dire che ha trovato Denise, che diciamo che è ragionevolmente convinta di aver trovato Denise e che sia sposata e che abbia una nipote, no? Perché pur rispettando chiaramente la sua posizione e tutto quanto, però forse non era quella la sede. Peraltro poi notizia che si è rivelata, come sappiamo, totalmente infondata. Insomma, questo è un po' l'aspetto che, no, lascia un po' perplessi sotto diversi profili, ma non è soltanto lei. Gente che poi chiaramente cerca di intrufolarsi nella vicenda, lo sappiamo, insomma. No? I mitomani non sono mai mancati in nessun caso di persona scomparsa. Guardi quello che è successo con la... con l'Angela Celentano, cioè in maniera atroce, addirittura uno scherzo, gli hanno creato una sorta di alter ego di Angela Salzareste Ruiz che neanche esisteva, cioè una cosa veramente abominevole. Quindi come vede, purtroppo questo tipo di indagini deve sempre fare i conti con tutta una serie di soggetti che, ai noi, in parte attratti dalla visibilità mediatica che questo caso indiscutibilmente ormai ha, in parte attratti forse anche da chissà quale altro tipo di vantaggio che sperano di avere, si intrufolano in vicende dando informazioni completamente farlocche che però fanno perdere una marea di tempo. Il problema grosso è questo, insomma. Noi ad oggi di avvistamenti affidabili di Denise Pipitone non ne abbiamo avuto mezzo. L'unico è quello di Milano dell'ottobre, immediatamente successivo alla scomparsa, che purtroppo non è mai stato verificato,
ma di fatto ulteriori diciamo, avvistamenti affidabili non ce n'è mai stati in questi 17 anni. L'unico, ripeto, è quello di Milano, che ai noi ormai, che comunque è quasi 17 anni fa anche quello, e non è mai stato poi verificato, ma è l'unico fondamentalmente. E noi comunque siamo qui pronti a raccontare passo dopo passo eventuali sviluppi di questa vicenda. Ringraziamo la dottoressa. Vedrà che degli sviluppi ci saranno, perché ripeto, gli elementi ci sono e questa procura mi sembra seriamente intenzionata a procedere, quindi io da questo punto di vista credo che in questo momento serva semplicemente un po' di calma, di serenità sotto il profilo proprio investigativo, in modo tale da lasciare agli inquirenti la possibilità di fare i loro riscontri, perché giustamente dopo 17 anni devono essere riscontri impeccabili, solidissimi, incontrovertibili. E soprattutto che chissà qualcosa parli, chissà qualcosa deve parlare. Guardi, c'è sicuramente chissà qualcosa, parliamoci chiaro. Frazetta parla di 4 persone, probabilmente anche qualcuna di più, ok? E sono tutte persone che sanno perfettamente che oggi hanno una posizione molto scomoda. Quindi prima parlano e prima è paradossalmente meglio per loro, adesso. Molto meglio per loro. Perché ormai la questione è comunque evoluta rispetto a quello che era lo scenario precedente. Quelle che sono state menzogne che all'epoca hanno tenuto botta oggi si stanno scretolando. Quindi chi ha qualcosa da dire, questo è il momento di farlo. Questo è il momento di farlo, prima di passare da una parte molto diversa dal punto di vista giudiziario. Grazie alla dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa, per essere stata in nostra compagnia per questi particicolari. Buona giornata. Salve.